L'arresto di De Vito dimostra che anche il Movimento 5 Stelle non è più immune da certi fenomeni. L'arresto di De Vito è un atto davvero terribile, perché la corruzione che avviene anche nel nostro paese è l'atto più deprecabile che un politico possa fare, quindi va condannato al 100%. L'importante è che la magistratura faccia, come sta facendo, il proprio lavoro, vada avanti nelle indagini, fino a entrare nella piena fiducia della magistratura. Questo è fondamentale, la divisione dei poteri dello Stato, cioè la magistratura che interviene quando ci sono comportamenti irregolari di politici rappresentanti delle istituzioni, quindi non si guarda in faccia a nessuno, senza se e senza ma, e si va avanti, fermo restando il diritto di De Vito chiaramente alla sua difesa e a difendersi. Che messaggio vuole lanciare?